Buongiorno a tutti amici. Siccome ho notato nel mio ultimo video sono molto onorata, buongiorno Lambrenedetto, un commento in cui mi chiedeva com'è la situazione turismo qua alle Canarie. Beh, ovviamente io l'occhio proprio dal vivo ce l'ho su Fuerteventura, in particolare qua a Corralejo, e devo dire la verità, sono giorni che non solo io, ma anche le mie amiche, anche mia madre hanno notato, essendo lei qua ormai dal 9 agosto, giorno del mio compleanno, che appunto lì c'è stata un'ondata veramente di pienone, Ferragosto esplosivo, e adesso già, ma diciamo meno della metà c'è del turismo già sull'isola. Questo perché molto? Perché leggevo che il grosso del turismo di quest'estate a Fuerteventura sono stati francesi e italiani. E sono tipiche nazionalità che hanno proprio appunto le ferie d'agosto e dopodiché si torna a casa. Quindi, nonostante il settembre canario sia un mese benedetto dal clima più di tutta l'estate precedente, dei mesi precedenti estivi, io ho il vago sospetto che i numeri non saranno quelli di agosto a settembre. Però intanto sono andata per rispondere a questa domanda: come è andato il turismo poi di fondo in generale in questa estate 2021 qua alle Canarie? E quindi due appunti proprio perché sono andata a guardare un articolo che parlava proprio di questo. Beh, scusate, era spuntata una chiamata. Intanto diciamo che rispetto all'aspettativa che era di un'occupazione delle strutture alberghiere o comunque vacazionali, eccetera, del 45%, è andata meglio, nel senso che il 65% di media si è riempito, però la situazione è molto disomogenea, con tanto di stupore perché un'isola come Tenerife è andata anche molto bene rispetto ad altre, rispetto a quello che ha subito col Covid, cioè il 75% più o meno di occupazione è riuscita a mantenerla. Ti chiamano con urgenza, ma dopo risponderò. E, mentre però il dato nuovo di quest'estate è stato che le isole cosiddette verdi, tra virgolette, ma senza tante virgolette, l'Hierro, la Gomera, la Palma, quelle con tanto verde, quest'anno c'è stata davvero l'esigenza pazzesca da parte delle persone di andare verso anche il verde, non solo il mare. Quindi sono quelle che addirittura hanno avuto un riempimento turistico, chiamiamolo così, del 90% e oltre, quasi tutte queste minori. Tant'è che c'è stato a luglio quel momento un po' drammatico alla Palma in cui i numeri del Covid si erano alzati tantissimo perché dicevano non abbiamo mai visto tutto questo turismo, perché anche molte persone che magari andavano a Gran Canaria, a Tenerife, poi anche quei 2 o 3 giorni alla Palma se li sono andati a fare. Si è riempita quest'estate la Palma, ha visto un boom turistico e anche un boom di Covid per un po', ma ora la situazione va meglio. Dicevo sotto i 300 casi, no? Addirittura ormai sotto i 150 casi di contagi quotidiani, quindi almeno quello molto meglio. Dicevamo poi che ogni articolo che parla di questo rimarca che comunque le Canarie vivevano un momento di abbassamento dei numeri e di crisi turistica fin dall'estate 2019, e anche questo posso testimoniarlo perché io venni quell'estate, 2 estati fa, e beh sì, in effetti tutti mormoravano, tutti dicevano, e poi anch'io c'ero venuta dal 2016, che c'era molta meno gente in giro, perché comunque queste sono isole che hanno delle fluttuazioni ogni tot anni di crisi e di grande ripresa, a volte anche per la situazione che c'è nel grande concorrente invernale, diciamo, che non è in Europa ma è raggiungibile sempre con poco tempo, come fosse le Canarie, cioè la zona del Mar Rosso. Quindi, ad esempio, spesso quando ci sono più problematiche politiche o di tensioni di vario genere da quelle parti, le Canarie alzano i numeri perché scelgono tutte le Canarie piuttosto che il Mar Rosso e l'Egitto. Anche queste sono cose che passano, come si dice, che capitano alle Canarie. Poi, altra cosa, stavo leggendo. Ah sì, quello che ha fatto tanto la differenza è stato questa categoria che non sono turisti e non sono residenti del tutto, cioè gli smart workers o nomadi digitali che si sono trasferiti qua. Perché non sono del tutto residenti? Perché spesso sono persone che comunque viaggiano proprio e passano un anno qua e un anno là. E quindi ovviamente è diverso da una persona come me che si stabilisce qua con figlia, quello o quell'altro, con la prospettiva a lungo termine. Però ovviamente hanno riempito le isole e le hanno riempite in un modo che è appunto un pizzico diverso dal turismo. Però siccome molte strutture alberghiere si sono riadattate, hanno anche fatto offerte mensili o cose del genere per questi smart workers, diciamo che secondo me molta di questa occupazione al 65% che leggo è dovuta al fatto che comunque sono alberghi quelli, però hanno fatto anche
delle soluzioni hanno creato di larga temporada o temporada. Detto ciò, sì, ecco, concludo solo con questa cosa, tanto perché così almeno rispondo vagamente per intero alla domanda di Lambrenedetto. Tutti puntano in realtà sull'inverno, sì, tantissimo, perché la ripresa comunque ancora è lungi dall'essere quello che tutti si aspettano e sperano, perché... No, non c'è, anche se vedeste l'avenida principale, le vie nei dintorni, ma c'è assolutamente tante attività chiuse, ancora tantissimi si alchila, cioè si affitta, si vende, cioè l'occhio e la visuale parla da sola, sembra un post tragedia, un post tsunami. A proposito, colgo l'occasione, lo so, non c'entra niente, ma ora l'ho detto, un abbraccio virtuale, anche se non arriverà mai, ma tanto per dirlo anche a voi e commentare a quello che sta succedendo nel Tennessee e Louisiana, New Orleans, con l'uragano, la tempesta Ida. Beh, vabbè, lasciamo perdere, dopo 16 anni fa, Katrina, di nuovo. Poi uno dice, perché non vivi ai Caraibi se proprio vuoi stare, a parte che siamo in Europa, ma ecco, diciamo che alle Canarie non succedono cose simili, mentre là sono un po' più all'ordine del giorno. Spero che questo molto breve aggiornamento sia però stata una piccola risposta da una che vive qua su come, appunto, ciò che si legge dei numeri sui giornali qua, ma anche ciò che si vede coi propri occhi.